scomodo, fa male a diavoletti. Il crocifisso è scomodo, crediamolo sui tetti. Ho conosciuto un uomo un po' spiritoso e anche un po' bislacco, che quando compiva gli anni gli si facevano gli auguri, fingeva di arrabbiarsi e di dire: bravo, e vieni qui a complimentarti con me che sono più vecchio di un anno. Naturalmente poi dopo ci si metteva a ragionare perché lo faceva apposta, era un modo spiritoso per accettare gli auguri. Perché poi era facile ribattere e dire: ma ringrazia il cielo che sei arrivato qui, a quanti funerali di amici hai partecipato quest'anno, e poi quante cose belle hai visto nella tua vita, i tuoi nipotini che sono andati alla prima comunione, qualcuno si è laureato, dei figli che hanno fatto messo su famiglia. Hai ragione, hai ragione. E poi, da domani, comincia un anno nuovo, fresco, fresco, giovane, giovane, ti auguro di viverlo bene. La stessa cosa avviene tutti i momenti nella vita, cari amici, perché l'anno non si conclude solo il 31 dicembre, quello è l'anno astronomico. L'anno scolastico si conclude in un'altra data, l'anno calcistico si conclude in un'altra data, l'anno sociale, l'anno religioso si conclude oggi. E da domenica prossima saremo alla prima domenica di Avvento e riprenderà l'anno. Speriamo di essere arrivati alla fine di quest'anno più maturi. Io vi ripeterò delle cose che vi ho già detto l'anno scorso, che ho già detto 20 anni fa, perché è come quando a Milano giravo a benedire le famiglie per Natale, c'era un palazzo di 17 piani, è lunga da salire, facevi un piano, ti affacciavi alla finestra della scala e vedevi il panorama. Al quinto piano cominciavi a vedere che ti elevavi sopra le altre case vicine. Arrivato al 17° piano, se guardavi giù quasi ti veniva la vertigine, vedevi gli autobus arancione che passavano in fondo, sembravano i giocattolini di tuo nipote. E guardavi da lontano, vedevi la meraviglia delle prealpi lombarde. Tu facevi lo stesso giro ma più in alto, lo stesso panorama ma più ampio. Che sia l'augurio per noi di ricominciare, ma parleremo della ripresa domenica prossima, di concludere un anno e di ricominciare più in alto. Oggi vorrei sottolineare per me e per voi la conclusione dell'anno come la dice il Vangelo di Matteo, capitolo 25, perché oggi la Chiesa introduce una festa abbastanza recente. Tante feste del calendario liturgico vengono dall'inizio, il Natale viene dall'inizio, alcune feste della Madonna, l'Immacolata, altre sono state introdotte, il Sacro Cuore, sono state introdotte nel corso dei secoli della vita della Chiesa. La festa di Gesù Cristo, Re dell'Universo, ha solo 100 anni di vita ed è stata introdotta scegliendo la categoria del re, che oggi dice poco ma 100 anni fa aveva ancora la sua importanza, per dire: è colui che riassume in sé tutto il senso, tutta l'importanza
Oltretutto è anche un termine che ricorre più volte nella Bibbia, no? Con i santi re di Israele che erano tipo di Gesù Cristo, re dei cuori. Ed è stato introdotto anche, ve lo ricordo perché possiamo anche noi oggi fare una preghiera, anche per riparare tutte le offese fatte contro Gesù Cristo, tutte le bestemmie, tutti i peccati fatti contro l'Eucaristia, i peccati fatti di vilipendio alla croce e così via. E oggi, come tutte le domeniche, c'è al pomeriggio l'adorazione eucaristica giù a Bettola. Sarebbe tanto tanto bello poter partecipare e offrire al Signore il nostro cuore, la nostra adorazione. Nello stesso tempo questo Vangelo ci fa da esame di coscienza, ci dice quella che noi celebriamo oggi come conclusione dell'anno liturgico potrebbe assomigliare e fare da esempio alla conclusione della nostra vita. Quando ci troveremo alla fine della nostra vita, ci sarà il giudizio di Dio, quello che è dipinto magistralmente nella Cappella Sistina, il giudizio finale. Il Vangelo è chiarissimo, ci dirà: hai fatto il bene a me, che rivivo nei miei figli, nei tuoi fratelli, o hai fatto del male a me, che rivivo nei tuoi fratelli, amici. Questo benedetti, venite benedetti dal Padre mio, è molto bello, ma a me colpisce quando leggo: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo, perché l'inferno c'è. E io che sono esorcista ne so qualche cosa delle battaglie contro Satana, contro il diavolo, e di che cosa sia l'inferno. Io questa parola non mi permetto mai di dirla, maledetto, mai, 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 e neanche voi vi invito a dirla mai. È una parola tremenda, maledetto, e vai all'inferno. Non ditelo neanche come battuta. Se volete dire una battuta, dire: ma va in paradiso. Io mi permetto di ricordare a me stesso, perché quello che vi dico io l'ho già meditato per me, non vengo qui a improvvisare, e a dire a voi stessi due spunti. Che non ci capiti di arrivare davanti al Signore avendo sulla coscienza dei perdoni negati o delle richieste di perdono mai chieste. Il perdono, amici. Gesù Cristo è venuto sulla terra per portare il perdono dei nostri peccati. Come facciamo a pensare di arrivare al giudizio di Dio alla fine della nostra vita senza aver perdonato a qualcuno? Io ne ho conosciuti: una figlia che non va al funerale della mamma, due sorelle su tre che non vanno al funerale della terza sorella che muore. Dio non voglia, amici. Come potremmo presentarci a chiedere perdono al Signore se non abbiamo concesso il nostro perdono agli altri, o se non ci siamo abbassati a chiedere perdono a coloro che abbiamo gravemente offeso, amici? E questa del perdono, purtroppo, è una realtà ancora sanguinante
in tanta parte dell'umanità, per non parlare sempre delle guerre, per non parlare sempre delle violenze dell'uomo sull'uomo, parlando magari degli anni e anni di rancore coltivati nelle nostre case. Perdoniamo, chiediamo perdono. E infine vorrei aggiungere anche un particolare, così che ci può toccare in questo momento. Se Dio permette che noi abbiamo in banca magari un conto abbastanza sostanzioso, facciamo un esame di coscienza. Se spettano tutti a noi quegli euro, o se non dobbiamo aprirci ai bisogni di qualcuno, a della gente per esempio che ha perso davvero il lavoro, non appena alla televisione o sui giornali se ne parla, o a della gente che fa fatica a pagare quelle super bollette, se ne parla, ma io li incontro, amici. Incontri delle persone che benedicono quei 1.000 euro che hanno ricevuto tramite le mie mani, che gente mi ha girato per dire: Don, guardi, so come va il mondo, io posso dare questi soldi, veda lei a chi darli. Guarda, li do a della gente che ha diversi figli, fa fatica a riempire il carrello della spesa, e della gente che è rimasta senza lavoro. Sai cosa vuol dire? Sai cosa vuol dire? Don, ma io non le conosco queste persone. Io li conosco. Se li passi a me, li giro io a questa gente.